from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. Grazie mille a tutti per l'entusiasmo che vedo attorno alle carriere roleplay, mi fa piacere che vi piacciano, mi fa piacere che vi stimolino a immaginarvi altri scenari, a immaginarvi un certo tipo di mercato sulla base di un allenatore, e mi piace sempre quando facciamo una carriera roleplay vedere poi i suggerimenti per quella successiva, quindi sono contento, devo dire che voi, io, gli editor stiamo facendo tutti un bel lavoro in questo periodo, non era facile secondo me riaccendere l'entusiasmo su FIFA nei mesi come aprile, e vicini anche a maggio ormai. A breve poi accantoneremo il discorso roleplay, che si può riaprire in momenti morti dell'anno come d'estate eccetera, ma accantonerò il discorso roleplay per iniziare una carriera diciamo più vecchio stile, una carriera tradizionale, ecco, usiamo questo termine, e poi anche su quello mi consulterò con voi per scegliere con che squadra farla, e quella diciamo che sarà il Boavista di quest'anno. Però andiamo avanti con le carriere roleplay. In Italia ne rimangono due da fare, che sono Ancelotti alla Roma e Mancini alla Lazio. L'idea è comunque fare dei roleplay con le top squadre, o comunque le squadre con più tifo in Italia, nel senso che iniziare a fare roleplay come, non so, Andreazzoli al Verona, queste robe qua è un po' assurdo. Ho fatto il sondaggio, avete votato Ancelotti alla Roma come prima delle due, quindi la prossima sarà Mancini con la Lazio. Ancelotti che ho fatto molta fatica a ricreare, per quale motivo? Perché comunque non è facile creare una persona con la fisionomia di Ancelotti, considerando i preset che ci sono su FIFA. Però devo dire che, un po' aiutato anche dai capelli, alla fine ce l'ho fatta a ricrearlo, ci ho messo un po', ci assomiglia poco, vi dico la verità, soprattutto se si zooma assomiglia poco, forse di profilo un po' di più, però poca roba, ho provato forse coi capelli, con le guance un po', ma gli occhi erano troppo difficili da fare. Come imposteremo il roleplay Ancelotti alla Roma? Allora, siccome Ancelotti qua torna un po' a casa, ok, torna in una squadra che gli ricorda gli anni passati, ho cercato di vedere con che approccio da allenatore potrebbe essere Ancelotti alla Roma, vedendo un po' come ha allenato Ancelotti negli ultimi anni. Ancelotti secondo me è l'esperienza oggi, è l'allenatore un po' vecchia scuola che però rimane eterno, perché a livello di gestione dei giocatori, da un punto di vista proprio manageriale, organizzativo, da un punto di vista di leadership, Ancelotti rimane eterno. La leadership non invecchia, al massimo invecchiano le idee di gioco, ma non invecchia la leadership. Io mi ricordo che Sacchi diceva: Ancelotti meriterebbe una laurea ad honorem in psicologia. Al di là del discorso dello psicologo, secondo me fa capire di come Ancelotti abbia nel suo carisma, nella sua leadership, nella sua lettura e gestione dei giocatori, rimanga eterno. E lo si è visto anche al Real. Al Real non è che stupisce per il gioco, però dice: Benzema ha queste caratteristiche, cerco di metterlo in risalto. Vinicius ha queste altre caratteristiche, allora compensiamo con l'esperienza di Benzema. E quindi sa gestire le personalità dei giocatori. Tutto questo discorso per dire cosa? Per dire che era difficile applicare lo stile di gioco di Ancelotti, e ho preferito allora ricercare nel passato qualche suo schema storico che secondo me è rimasto molto iconico. E mi è venuto in mente l'albero di Natale di Ancelotti, il 4-3-2-1. Milan di Ancelotti giocava con due moduli, che erano il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2. Allora, se era 4-3-1-2, era Kakà dietro a Inzaghi e Shevchenko. Ma il 4-3-2-1 era quando c'era solo Inzaghi e dietro c'erano Seedorf e Kakà. E a me piaceva molto l'albero di Natale di Ancelotti, perché era molto iconico. Perché ho scelto questo modulo? Perché Abram, nel modulo di Mourinho alla Roma, fa un po' da perno offensivo unico, e poi la Roma ha secondo me una buona densità di centrocampisti e la qualità ce l'ha più sull'esterno, tant'è vero che ultimamente gioca con il 3-5-2 con Zalewski, Karsdorp eccetera. Quindi ho detto, per adattare la Roma ad Ancelotti rimettiamo l'albero di Natale, un albero di Natale che al momento ha Rui Patricio, Karsdorp, Spinazzola, Smalling, Mancini, CDC si alterneranno Veretout e Cristante, poi per il momento
messo Oliveira e Pellegrini, però secondo me nel mercato andremo a prendere giocatori un po' più, cioè secondo me qua si somigliano un po' troppo, soprattutto Oliveira e Veretout. Magari sul mercato modelliamo un po' i due, diciamo, Seedorf e Kakà sono Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham punta. Non sarà facile fare questo roleplay perché non abbiamo quelle caratteristiche iconiche di gioco e di mercato che magari troviamo in Conte, quindi con Ancelotti è più difficile. Infatti io mi sono aiutato con le squadre che lui ha già allenato. Diciamo il nuovo Cafu l'ho trovato in Dodò. Difensore, ho pensato a Nacho Fernandez, ma anche a Jerry Mina, che ha avuto Ancelotti all'Everton. Secondo me potrebbe piacere ad Ancelotti tanto anche un Toloi. Digne l'ha avuto all'Everton, terzino sinistro, e quindi potrebbe comunque apprezzarlo. Allan addirittura lo ha avuto al Napoli e poi lo ha preso all'Everton, quindi se ci servisse un giocatore un po' più alla Gattuso, Allan non sarebbe male. Io adesso leggerò la mercato ovviamente col sopracciglio così e la voce un po' così, quindi... Giorginio Wijnaldum, giocatore che può giocare sia mezzala che trequartista. E poi abbiamo Werman un po' nel ruolo di nuovo Pirlo. Gomez anche all'Everton ha fatto bene con Ancelotti, anche Tom Davis. E Renato Sanchez... praticamente in tutti i roleplay è da prendere Renato Sanchez perché può fare tutto. Sensi, Frattesi, Zielinski, che nel 4-4-2 di Ancelotti a Napoli giocava esterno. Secondo me potrebbe essere molto bello da utilizzare Isco, che è pure in scadenza. Paquetà, ovviamente qua per cercare di trovare qualcuno che potesse ricordare Kakà, ma è un insulto anche solo paragonarli. Aramu, Malinovskyi, Ounas, che piaceva ad Ancelotti a Napoli. E poi Calvert-Lewin, Milik, Supriaga... Moise Ken, Belotti anche ce lo vedo con un Ancelotti, e Mariano del Real, perché ovviamente Benzema è fuori portata e fuori budget. Poi capiremo sinceramente come gestire il mercato, perché di fatto la rosa adattata così è già efficace. Forse perde un po' in Oliveira, Veretout, che sembrano tutti e due giocatori da... che devono giocare, diciamo, centralmente. Pellegrini, secondo me, può giocare sia trequartista che qui. Secondo me quello che possiamo fare è, siccome Mkhitaryan invecchierà, poi mettere Mkhitaryan in panchina, mettere Pellegrini, Zaniolo dietro ad Abraham, e rifare un po' questa parte qua del centrocampo che era, diciamo, distintiva dell'albero di Natale di Ancelotti. E poi, secondo me, serve un difensore. Secondo me Oliveira è in prestito, possiamo anche tenerlo un annetto. Possiamo spostare Pellegrini COC e mettere Mkhitaryan in panchina e andare a lavorare sul centrocampo su un difensore centrale. E magari un Di Lorenzo al posto di Karsdorp non è male. In difesa io non spenderei tanto. Andrei magari sull'esperienza di Nacho Fernandez. E anche magari come terzino prenderei Dodò per spendere un po' meno. Secondo me è a centrocampo che dobbiamo spendere. Allora io farei così. Allora, se Pellegrini gioca CC... allora a centrocampo possiamo prendere un titolare e Frattesi. E andiamo a spendere di più per il COC, che secondo me potrebbe essere molto apprezzato Isco. Se non è Isco, potrebbe essere Paquetà. Paquetà ispira per il discorso Brasile, Kakà, eccetera. Allora, Santon lo mandiamo alla Fiorentina, direi perfetto. Mancini lo teniamo. Draxler, molto bello. Draxler proprio da COC, anche da Roma proprio, secondo me come acquisto. Iniziamo intanto a simulare che... qua è anche importante che tutti i giocatori comunque facciano la loro presenza in campo, no? Così vediamo anche facendo i cambi chi manca, perché almeno qua facendo i cambi vedo che manca un difensore, che mancassero due CC lo sapevamo già, e COC al momento abbiamo Zalewski, Perez, un po' poco effettivamente. Leandro Paredes, bello. 1-1. Io sono molto indeciso per il COC tra Paquetà e Isco. Isco è più realismo, però Paquetà, ragazzi. Tanto qua abbiamo l'offerta per Spinazzola da parte della Juve, che potremmo anche utilizzare per fare un po' di budget. Però, cavolo, se togliamo Spina, poi dobbiamo prendere un terzino sinistro. E io dico che almeno nel gioco ci sta a farlo giocare. Io qua aggiungerei un anno di contratto a Mkhitaryan a 60.000 di stipendio. Cruciale un anno, 62.000, accetta. E poi lo spostiamo COC. Allora, ragazzi, sondaggio per il COC. Draxler, Talisca, Isco, Paquetà, Oscar. Di questi forse Oscar si perde un po' via rispetto agli altri. Però gli altri quattro ce li vedo. Va bene, ragazzi, li vedo molto focalizzati su Isco. Effettivamente ci sta Isco che diventa COC e Zaniolo che quasi va a fare la seconda punta con Abraham. Allora, vediamo intanto a quanto verrebbe via Isco. 22.
Vogliono Cristante. Rimuovi. E facciamo 22. 23.3 accetta. Pochissimo, ragazzi. Il valore è 30. Allora, 100. E piuttosto mettiamo 2 milioni di bonus. No, 1.750.000, dai. Accettato. Devo dire, non, l'abbiamo pagato poco, perché per esempio un Paquetà sarebbe costato più del doppio. Però in compenso abbiamo un giocatore che secondo me piacerebbe molto a Ancelotti da avere, e che secondo me ormai fa panchina al Real, quindi ci può stare. Isco, Zaniolo, Abram è già albero di Natale ancelottiano, possiamo dire. Adesso abbiamo un sostituto di lusso, che è Mkhitaryan, che secondo me potrebbe anche mandare via un El Shaarawy, che però potrebbe non dispiacere ad Ancelotti. Per il momento lo teniamo. Mettiamo sul mercato El Shaarawy. Perez lo teniamo, tanto panchinaro. E qua spostiamo Pellegrini CC. Ripeto, questo solo per divertirci di più sul mercato. Io forse qua, in attesa del centrocampista, andrei a prendere un difensore. Non spenderei più di 20 milioni per il difensore, però, perché in realtà siamo già messi abbastanza bene. Intanto simuliamo. Eh sì, ragazzi, per forza un po' di Real ci sarà. E lui lo mettiamo regista avanzato. Qua delega e chiediamo offerta di partenza 5.5, non vendere a meno di 4.9. Poi Zaniolo, figurati, Mancini, figurati. Allora, simula. Ma Calvert-Lewin fin quando c'è Abram. Allora, la tua prestazione va bene, infortunato 3 mesi Veretù. Pesante Veretù 3 mesi fuori, però mettiamo Cristante, che secondo me crescendo può fare bene. E qua mettiamo in panchina Diawara. Però Darbo lo vendiamo. Diawara va bene in prestito. Prestito di 2 anni. Accetta. Offerta. Possibile cambio di ruolo per Pellegrini, che andiamo a trasformare in CC, il nostro trascinatore e capitano. E lo mettiamo centrocampista centrale. Morbido. Io inizierei però dal difensore, dove però, ragazzi, Ibañez secondo me cresce. E non è male in una carriera allenatore da avere Ibañez. Offerta per Darbo dalle Empoli, direi perfetta, se però la alziamo a 3 milioni, quindi delega, offerta di partenza 3.5, non vendere a meno di 3. Mkhitaryan al Siviglia, possiamo anche decidere che il suo l'ha fatto a 32 anni, che scenderà molto di overall, secondo me, scende molto in fretta. Chaka mi piace molto, bravi ragazzi, 25 milioni. 24, accetto. Questo è un bel trasferimento perché è un po' sofferente, però dall'altro lato serve per fare un po' di budget. Abbiamo appena preso Isco, quindi ci sta che non voglia fare il panchinaro. Io quest'anno prenderei più le mezze ali, perché comunque Oliveira può fare anche il regista basso, e anche Veretout non ce lo vedo sulla fascia. Quindi io più che Xhaka andrei a prendere uno di quelli che avevano detto per la fascia. Secondo me il più bello di tutti, a me piace troppo Tolisso, perché è realistico con Ancelotti, l'ho allenato, e poi è quel giocatore che in qualsiasi altro modulo giocherebbe centrale, ma nell'albero di Natale gioca un po' più largo. Via, basta. Cioè, qua stiamo prendendo giocatori forti, pronti all'Ancelotti, pagando poco. Cioè, Isco e Tolisso li abbiamo pagati molto meno del loro valore. Io glielo terrei, magari gli mettiamo 75.000 senza bonus. Ok. Secondo me ne possiamo prendere anche un altro. Basta che poi gestiamo un po' il mercato in uscita. Isco, Zaniolo sono la morte sua. Pellegrini ha datato un po' più centrocampista in questo albero di Natale. Comunque è una mezzala, secondo me qua si diverte. Cristante a sostituire il nostro povero Veretout. E per me possiamo anche mettere Oliveira qua centrale e mettere qua Tolisso. Lo metterei a sto punto. Recupera palloni sulla fascia. Terrei Smalling, Ibañez il primo anno. Terrei Karsdorp. Manca un COC e una TT, secondo me. Allora, io farei così. Rapporto, diciamo, prezzo, valore e tutto. Secondo me possiamo andare su Mariano. O anche Origi, è vero. Adesso proviamo con Mariano. 5 milioni per Mariano. Vediamo cosa ci dicono. Stipendio glielo abbassiamo un bel po'. Ma io gli offro 75.000 di stipendio e 500.000 di bonus. Accetta subito. Abbiamo stati anche generosi. Potevamo anche fare 70. Allora, Mariano come sostituto di Abram, perfetto. Comunque, qua sono due ruoli. Avere solo Perez e Zalewski è un po' poco. Secondo me un COC ci vuole. E secondo me deve essere un giocatore che però siamo sicuri che può stare in panchina. Per cui io andrei a prendere anche Draxler, se riusciamo. Ah no, è vero, avevamo Junior Traoré che era succosissimo. Allora, iniziamo a simulare con questa squadra qua. Ma il mercato non è finito in questo roleplay. A parte che adesso che vedo Beto ci stava...
Tanto segnano Tolisso e Pellegrini. El Shaarawy al Brighton. No, tratta. Qua cerchiamo di tirarne fuori 20 milioni. Posto. Qua sta per iniziare il campionato. Campionato dove non abbiamo un COC sostituto. Si va a fare un po' di acquisti sul mercato. Dai, Frattesi, come l'ho detto, è stato il primo nome che ho detto, il primo che vi ha fomentati. Perché ex Roma, realismo, siete impazziti quando l'ho detto prima. Quindi adesso va bene tutti i nomi, però secondo me ci sta a prendere Frattesi. Va bene, ma vogliono la clausola. Io va bene la clausola 10. Ma ragazzi, abbiamo preso niente! Abbiamo pagato niente! Tratta! Voi direte, ma perché glielo alzi? Perché sennò è scontento fra sei mesi, perché gli altri hanno uno stipendio più alto. Adesso, molto bene, perché è arrivato Frattesi, che insieme a Cristante e a Veretout, al momento sono fuori. Veretout per infortunio, Frattesi ci sta da Dio qua insieme a Cristante, Oliveira, Tolisso, Pellegrini, poi Oliveira andrà via dal prestito e quindi nel prossimo mercato ne prendiamo un altro. Qua Isco, Zaniolo, Junior Traoré mi piace. Vai, simulata col Milan, sono curioso. 0-1, Pellegrini, e andiamo. Allora, Traoré lo prendiamo, via, basta, arriviamo a 20. Dai, dai, Traoré, abbiamo bisogno di tempo. Tempo, tempo! Inaccettabile, riproviamo. Facciamo 20.000 più 20% di clausola di vendita. 22. Accettiamo, benissimo. Allora, adesso, Traoré, quanto prendi di stipendio? Via, lavoriamo insieme adesso, lavoriamo insieme io e te, Ahmed. Ok, perfetto. Ottimi affari col Sassuolo. Allora, ultima manovra. Quanti fondi abbiamo? Secondo me qua Carletto fa un bel lavoro con la Roma. Perché secondo me un 15 milioni li possiamo spendere per un difensore. Va bene. Vogliono Smalling. A sto punto glielo diamo. Facciamo 10 milioni più Smalling. Stipendio, gli lasciamo 60.000 e basta. Perfetto. Dopo questo acquisto sorge spontanea una domanda. Quale? Ma a livello di servilismo come siamo messi? De Neyer col 6, perché? Perché sono matto dalle gare. A questo punto direi che il mercato è chiuso, siamo competitivi. Ora si simula, vediamo cosa riesce a fare il Carletto. Vai Carletto! Offerta per del Sassuolo per il prestito di Afenaghian. Questo è talmente realistico che ho i brividi. Allora, prestito di Afenaghian accetta, benissimo, con un attaccante ombra. Alla fine abbiamo preso De Neyer, che ha accostato la Roma, e lo vuole Ancelotti al Real. Quindi realismo che gronda, realismo che sgocciola. Poi abbiamo preso Tolisso, che ha allenato Ancelotti al Bayern Monaco, lo schierava titolare. Abbiamo preso Isco, non sto neanche a dirvi perché è realistico. Poi Frattesi, cuore giallorosso. Traoré, perché è un fenomeno. Mariano, perché lo usa anche Ancelotti come vice di Benzema. Noi lo utilizzeremo come vice di Abraham. Si simula fino al primo di gennaio. 2-1 con la Juve, 2-0 col Botto, 2-1 col Napoli, 4-0 con la Salernitana, 4-1 con la Fiorentina, 4-0 col Bologna. Carletto è pazzo. 2-0 con l'Inter, è pazzo, è pazzo. Ha perso ovviamente in Conference. 3-2 col Venezia, via. 1-1, primo pareggio stagionale a crisi. Persa con la Lazio il derby. Carlo, cazzo! Una partita dovevi vincere. Le ha vinte tutte e poi ha perso con la Lazio. Ma è classico, la squadra che è più in difficoltà poi nel derby dà di più. La squadra che è più in crisi usa di più il derby per il boost emotivo. 2-2 con lo Zurigo, colpa di Gnonto sicuramente. Sassuolo, 2-0. Ragazzi, qua la Roma però sta viaggiando, 4-0 con l'Empoli. Siamo al primo di gennaio e la Roma è prima in classifica. Perez, COC, ok? Abraham è salito, Isco, Zaniolo salito, Pellegrini, grondante, De Neyer, Mancini, Karsdorp, Spinazzola. L'assenza di un terzino destro di riserva è l'essenza del realismo, bravo. Prenderei un Morato o un Mina anche. Nacho. Nacho sa fare anche il terzino, Io proverei a prendere Morato, facciamo così. Perfetto. Tanto mettiamo Morato al posto di Bagnez in panchina, che sennò qua non si può simulare. Io ho paura che lo scudetto lo vinca la Lazio con me sulla panchina della Roma, sarebbe la fine. Tre pareggi. Primi a più uno dalla Lazio, gli altri sono a meno 10. Abraham, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Mariano, Karsdorp, Spinazzola, Zaniolo, due gol, Isco, due gol. Siamo a più uno dalla Lazio alla fine del mercato di gennaio e ora si simula fino a maggio. Persa. Pareggio, è finita ragazzi, non vinciamo più.
Persa con Napoli, basta. Persa con la Juve. Ok, campionato è perso, non si capisce, crollo totale. Invece Coppa e Conference andiamo avanti, basta. Si è sciolta la Roma, eravamo primi con Ancelotti, potevamo sognare uno scudetto assurdo. E invece niente, persa la Conference. Ma ragazzi, ma perché è crollata tutta? Allora ragazzi, fermi. La Roma è terza e la Lazio è prima, secondo il Napoli. Cioè, il roleplay di Ancelotti alla Roma potrebbe finire con lo scudetto alla Lazio. Vabbè, noi ci giochiamo alla finale di Coppa Italia, poi dopo vediamo. Vediamo se il re delle coppe riesce a portare una Coppa a Roma alla sua prima stagione. Zaniolo fuori! Tolisso. No! Dai, Roma, dai! Qua c'è da fare il cambio. Fuori Tolisso, dentro Frattesi. Isco! Isco! Dai, Isco! 1-0! Mannaggia! 1-1. Eccola là, classico. Ercalo. Pellegrini. Daglie! Pellegrini! E sta a fare una stagione magnifica! A Pellegrini! E fa il piagne! Io a questo punto metterei Cristante per gestirla. Che controsenso, va bene, dai, forza. Oh, dai, Abram! Zagnò! Zaniolo! Zaniolo la chiude! Niccolò! E dai! Coppa Italia vinta da Ancelotti! Ora è solo per uomini dal cuore forte. Noi possiamo anche... No, se perdiamo però mi sa che ci giochiamo la Champions. 3-1. Ha vinto lo scudetto la Lazio. Ma quanto possiamo essere sfigati! Vedetela come volete. Noi comunque abbiamo raggiunto il terzo posto, la Champions, e abbiamo vinto la Coppa Italia. Adesso dobbiamo fare come nel 2000. L'hanno vinto loro, l'anno prossimo dobbiamo vincerlo noi.